Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, che dire, è già qualche giorno che non facevo, uno o due giorni che non facevo video e onestamente iniziava a mancarmi. Ah, qua non fa tanta luce. No ragazzi, è veramente la mattina, accuso tantissimo la luce. Cioè, probabilmente sono un animale notturno, non lo so. Non so se gli animali notturni si svegliano con queste occhiaie, no? Comunque, mancano due giorni, ragazzi, al compleanno della mia ragazza e non ho ancora trovato quello che cercavo. Allora, io sono sempre stata una persona che riusciva a fare ottimi regali per l'ultimo, cioè gli venivano magari le idee migliori all'ultimo, quando sei messo alle strette, no? Però in questo caso mi girano un po', nel senso che comunque avrei voluto trovarlo già prima, ma non ho trovato niente che mi intrippasse particolarmente. I posti dove cercare si stanno un po' riducendo. Prendere su internet questo abbigliamento, ragazzi, non mi va, più che altro per un compleanno non mi va. Magari arriva in foto sembrava di una taglia, poi invece di un'altra. Arriva magari fallato, quindi oltre alla menata giustamente di doverlo rimandare indietro, anche la solfa di dire cavolo, cioè pure sbagliata la taglia. Quindi no, direi di no. Vabbè, comunque io proseguo la mia ricerca, vedremo un attimino, io vi tengo aggiornati. Durante la giornata passerò uno o due negozi, ecco, dove intendo proseguire la ricerca, e ci vediamo dopo. Ciao. Posso passare la mia pausa a pranzo a pensare dove andare per trovare il regalo? Cioè, praticamente io faccio un video sull'odissea di trovare in poco tempo quello che volevo per la mia ragazza, così, in maniera robotica. A dopo. Sono davvero contento perché comunque ho trovato quelli che sono dei regali che vedo bene indosso alla mia ragazza, e dopo che mi avete sopportato per praticamente un video e mezzo alla ricerca di questo benedettissimo regalo finale, perché comunque qualcuno gliene avevo già fatto, qual è il fine ultimo di questo video? È semplicemente una banalità che però, come tale, tante volte non gli diamo il giusto peso, ce lo facciamo entrare sempre da un orecchio e uscire dall'altro. Ovvero, noi ci concentriamo sempre su avere degli obiettivi di felicità che sono sempre legati a cose materiali, quindi come ad esempio riuscire a essere felici solamente quando avremo guadagnato 1 milione di euro, 10 milioni di euro, 100 milioni di euro, quella determinata macchina, quel determinato lavoro e via dicendo. In realtà, crescendo anche io, chiaramente, sia di età anagrafica sia di testa, chiaramente, ti rendi sempre più conto che quando si dice che la felicità è nelle piccole cose è davvero così. Perché sebbene anch'io abbia degli obiettivi, abbia degli scopi, stia lavorando comunque per raggiungerli, non per il mio ego, come ho già detto, ma semplicemente perché comunque voglio girarmi indietro e dire ok, la mia vita l'ho utilizzata per qualcosa di vero, qualcosa che posso magari lasciare anche alla mia famiglia, se non addirittura ad altri, ok? E voglio comunque realizzare questo anche per contribuire attivamente al mantenimento della mia famiglia, chiaramente. Nonostante tutto questo, mi sono reso conto, anche soltanto oggi, no? Me ne sono reso conto tantissime volte, però mi sono reso conto facendo questi regali, facendo questa ricerca soprattutto, che comunque mi sento felice, appagato anche solamente per aver trovato un regalo che davvero mi piacesse donare, ecco, alla mia ragazza.
voi direte giustamente, cavolo, ma deve essere lei felice di quello che gli hai regalato, non tu. Sì, però comunque mi sento contento di aver dedicato del tempo a questa ricerca. Quindi cercate mentre evolvete come persone, mentre crescete, mentre inseguite la vostra, diciamo, ricerca del vostro successo personale, cercate anche di concentrarvi su quello che è la felicità nelle piccole cose, di non dimenticarla mai. È un po' come non dimenticarci mai da dove arriviamo, no? Dovessimo mai arrivare in alto, dovessimo mai avere il nostro successo. Perché comunque se siamo lì è perché prima eravamo determinate persone. Quindi, per farla breve, cercate sempre di apprezzare quello che fate anche per i vostri cari. Ricercate la felicità davvero nelle piccole cose. È una banalità, lo so, ma tante volte l'abbiamo sentita, tante volte abbiamo sentito anche i soldi non fanno la felicità. Sappiamo benissimo che alla fine i soldi sono un catalizzatore e sebbene non facciano la felicità, comunque aiutino a viverla in maniera più agevole, più serena. Quindi il mio consiglio sicuramente è: quando dovete fare un regalo alla vostra compagna, a vostra moglie, a vostro marito, a vostro figlio, comunque a un vostro amico, o comunque dedicate del tempo per queste piccole cose, diciamole, no? Giornaliere. Cercate magari di pensare un attimino anche di godervi questo momento e non di vederlo solamente magari come tanti fanno, come un peso, comunque una necessità, ok? Perché tante volte magari, soprattutto sotto le feste, a volte capita, no? Io non lo so se a voi capita, io cerco di non essere troppo ipocrita con me stesso, quantomeno. E dico, ci sono delle volte, magari sotto Natale, sotto grandi festività comunque, dove magari sei già ultra incasinato, no? Con lavoro, con la tua vita privata e tutto il resto, e dici, cavolo, devo ancora fare quei piccoli regalini a Tizio, Caio, Sempronio, no? Uff, non ne ho voglia, adesso devo proprio andare, devo farli, e te li tieni per ultimo. Sì, però cerchiamo di trovare anche un altro modo di viverci le cose e di trovare comunque il tempo per dedicare in in quell'aspetto un po' di felicità, nient'altro. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Chiudo il video dicendovi che se riesco, anzi, scusate, chiudo la questione dicendo che se riesco farò anche una breve, diciamo, ripresa. Vi farò vedere un pochettino il posto dove poi andremo a mangiare domani sera, che se il ristoratore mi lascerà il permesso, vi lascerò anche il link qui sotto nei commenti perché è molto molto caratteristico, molto intimo. Non so se riuscirò a inquadrare la mia ragazza perché è assolutamente molto timida in questo senso. E che dire, ci vediamo domani sera, speriamo. Se vedrete nel video al ristorante lo capirete, se no alla prossima. Se il video vi è piaciuto, sempre un mi piace, così almeno capirò che nonostante io vi stia dando delle banalità a volte, magari comunque voi la vedete un pochettino come me, o comunque se non la vedete come me, lasciatemi dei commenti, così possiamo anche confrontarci, potrebbe essere materia per un prossimo video. Se invece non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale in modo tale da essere sempre notificati, così quando pubblicherò un nuovo video sarete i primi a saperlo, ok? A dopo. Ragazzi, stiamo andando a prendere anche il biglietto di auguri, ci vuole il biglietto di auguri, però non volevo farlo normale, visto che io non sono normale. Avete presente? Sì, ce l'avete sicuramente presente, quei cuscini con le foto stampate sopra, no? Prendono dei cuscini di varie forme, gli date la foto e ve la stampano sopra, così la potete portare ovunque. Ho fatto così il biglietto di auguri, così se lo può portare sempre dietro. Troppo romantico? Troppo romantico, fa niente. Ma sì, andiamo giù di diabete. A dopo. Adesso vi faccio vedere giusto un angolino di quello che ho regalato. Vediamo se riusciamo a tirarlo fuori. Viene praticamente un qualcosa del genere. Vedete, adesso tiro fuori soltanto un angolino. Così almeno poi rimane una sorpresa. Ora tutti al Burger King. Offro io. È il suo compleanno. Allora, come promesso, stiamo andando a cena, non al Burger King come ti avevo elegantemente proposto. Qui a fianco abbiamo la mia fidanzata che però dubito voglia essere ripresa. Vuoi essere ripresa? No. Sentite, no? Neanche un attimo? No.
Beh, se ti fai riprendere un attimo non andiamo al Burger King. No, meno male. Cioè, direi che è imperterrita la cosa. Andiamo non so di come là. Andiamo là di là. Dopo vi farò vedere se riesco, se me lo fanno fare un po' del locale, perché merita. Merita davvero. Merita? Tantissimo. Ok, quindi se abitate in Liguria o Basso Piemonte e non lo conoscete, dovete assolutamente porre rimedio. A fra poco. Buongiorno! Buongiorno, allora è andata benissimo ieri sera. Dovete perdonare ragazzi, i miei video miglioreranno sempre più, spero. Però per il momento chiaramente li faccio. Sono un po' veramente, lo vedete, amatoriale. Quindi spero vogliate scusarmi e pian piano cercherò di farmi un pochettino, usiamo il termine apprezzare, cercando di migliorare un pochettino. Io li faccio per passione, perché comunque ho scoperto appunto questo piacere di fare video in ritardo, perché comunque YouTube esiste ormai da tantissimi anni, e però lo faccio di piacere, lo faccio di gusto, e spero che si sia riuscita a vedere qualcosa dalle brevissime riprese del ristorante di ieri sera, di cui vi ripeto, vi lascio qui sotto nei commenti il link. Se siete nelle vicinanze, se non vi torna scomodo, andateci. La serata è stata piacevolissima. La cosa che mi fa sorridere è che mi è caduto per mezzo secondo l'occhio sul cellulare, e sul cellulare, su Telegram. E mentre ero lì al ristorante a festeggiare il compleanno, ci è scammato un bot, ragazzi. Ci è scammato Redbox bot, che in realtà, se non ricordo male, nel video che poi trovate praticamente qui sopra nel link che vi aggiungo, avevo accennato che chiaramente, viste le percentuali e le promesse fatte, non sarebbe durato molto. La cosa che mi fa sorridere è che i signorini hanno proposto di fare, come dire, una... hanno proposto, no, non hanno proposto, hanno fatto una lotteria per autosovvenzionarsi, dove a quanto sembra, con l'acquisto di $1, di un ticket per il valore di $1, avrebbero dato il 70% dei proventi al vincitore o ai vincitori, e il restante 30% l'avrebbero tenuto per loro, per autosovvenzionarsi praticamente. In realtà a me la cosa era un pochettino puzzata, no? Cioè, bella l'idea, perché uno pensa, se fossero un team serio, magari potrebbe essere anche una cosa bella.
un'idea utile. Peccato che in un mondo di scam le pensi subito in maniera prevenuta, quindi la cosa che poi mi è venuta da pensare è stata: sì, questo è l'ultimo botta, nel senso che fanno comprare, fanno spendere un dollaro per ogni investitore, così almeno aggiungano soldi al bottino. E infatti così è stato. Mentre al ristorante mi è scammato Redbox. Ormai ero talmente mi veniva talmente da ridere dentro di me che mi aspettavo da un momento all'altro che mi entrasse la cameriera del ristorante e mi dicesse che scappava col bottino, così mi scammava anche il ristorante. Vabbè, comunque, detto questo, la serata, vi ripeto, è stata bellissima come la immaginavo. La mia ragazza è ancora troppo timida per farsi riprendere come si deve o per stare davanti alla videocamera. Anch'io sono timido, quindi prossimamente vedremo. Direi che per il momento è tutto. Io mi sono goduto tantissimo questo stacco per una sera. Ci vuole, come avevo detto precedentemente, state inseguendo i vostri obiettivi, state studiando come dei matti, state veramente lavorando più ore dell'orologio per raggiungere quello che volete, benissimo, ma cercate di trovare dei punti di checkpoint, dei punti in cui intanto dedicate tempo ai vostri cari, alle persone che amate, ma anche a voi stessi. Io sono il primo che veramente tante volte non mi fermo, la mia ragazza mi dice: no, ti devi un attimino fermare e riposare un secondo, e lo noto, perché effettivamente poi comunque se ti stanchi troppo la resa comunque si abbassa, no? Quindi è quello che ho inteso fare ieri sera, penso che sia quello che intendo fare anche questo weekend, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!